Mauro Molinaroli, le frazioni di Piacenza. È la sua prima esperienza libraria o c'è stato qualche precedente? No, beh, di precedenti ce ne sono, ho fatto molti danni, ho scritto questo è il 27°, 28° libro, il primo l'ho scritto nel 1982, quindi direi che di danni... Lunghissima carriera di scrittore. Ma carriera, una lunghissima... sì, ho scritto tante cose, io sono un giornalista di territorio e i miei libri sono tutti rivolti a questa città, a parte un paio, ecco, questo era un lavoro a cui tenevo, un lavoro a cui tenevo perché, come diceva Patrizia Barbieri durante la presentazione, si è creata una specie di magia durante questi incontri con la gente delle frazioni e allora mi è venuta voglia proprio di mettere insieme un libro che fosse storia e cronaca, passato e presente, di frazioni che spesso sono dimenticate, ecco, di frazioni. Quindi il motivo è questo. Il libro è secondo me interessante, nel senso, ma non voglio darmi meriti che non ho. Perché no? Vabbè. No, è interessante perché affronta tanti temi. Abbiamo il tema della storia di questi luoghi, il tema del passato, ma soprattutto anche il tema del presente, un tema che a volte è inquietante. Ci sono situazioni pesanti in alcune frazioni. Citavo prima Capitolo, citavo prima Le Mose, citavo prima il polo logistico. Ecco, in queste zone c'è veramente un problema di sicurezza che la gente sente molto e quando tu vai a parlare con queste persone c'è la paura, insomma, una prostituzione che dilaga, i nomadi che fanno furti soprattutto in frazioni come Alaverza, c'è via Cattivelli che è presa di mira molto spesso. Accanto a queste frazioni particolarmente difficili proprio per la gestione, per l'ordine pubblico, eccetera, ci sono luoghi in cui si vive veramente bene, come Vallera, Quarto, Pittolo, ristoranti, villette, pizzerie, insomma, lì è un altro tenore di vita. E quindi ho cercato di uniformare queste cose e costruire un libro che avesse una storia, un inizio e una fine, perché su questo tema mai nessuno ha scritto nulla. Bene, adesso una domanda cattivella e un'altra più poetica. Cosa troveranno nel suo libro gli amanti di Piacenza e cosa troveranno nel suo libro i detrattori di Piacenza? I detrattori di Piacenza non lo leggeranno questo libro perché... Ma se lo leggessero? Ma se lo leggessero troverebbero una città che ha perso i propri centri direzionali. Quando prima parlavo di industrie che hanno cambiato nome, che hanno cambiato proprietà, che sono multinazionali, vuol dire che gli imprenditori piacentini purtroppo non ci sono più. Vuol dire che siamo più poveri, vuol dire che non abbiamo più la capacità di traino che avevamo un tempo, non abbiamo una classe dirigente che dovrebbe fare tale ruolo e quindi i detrattori di Piacenza saranno ben felici di leggere queste cose. Gli amanti di Piacenza troveranno invece, non so, la bonomia di certi personaggi che io cito, come la mitica Cici Tubruk, una prostituta storica che soddisfava anche i piaceri delle truppe naziste, altri personaggi come il Tino Maestroni, troveranno intellettuali come Luigi Fornari, troveranno persone che partiti dalle loro frazioni come Luigi Gatti hanno avuto in mente un progetto per Piacenza, ecco. Ma troveranno anche tanta gente, tante persone comuni che hanno un senso di appartenenza verso la loro frazione e la loro città.
Adesso domanda più romantica. Francesco Guccini una volta ha scritto: queste cose le sai e sai dove comincia la grazia o il tedio morte del vivere in provincia. Dove si sbaglia, dove ha ragione. No, ha ragione. Parlando di Piacenza. No, Guccini ha sempre ragione. Io ecco. Sono gucciniano da sempre, io detesto il fatto che siano state tolte le torri di fumo di cui parla nel Vecchio il Bambino e la piccola città bastardo posto appena nato di Corpresi ci appartiene, inutile, siamo quelli lì. Progetti per il prossimo libro, ci dia un'anticipazione su. Ma dunque, io ho in mente un po' di cose, adesso devo fare mente locale. Quello che vogliamo sapere. Ho in mente un po' di cose, ma mi piacerebbe ricostruire una storia dell'industria piacentina proprio, e penso che presto comincerò a lavorarci, nel senso che il progetto lo metterò appunto abbastanza presto, ma sarà un lavoro lungo, nel senso che vorrei portare avanti quel discorso del fatto che abbiamo perduto una classe dirigente e vedere cosa c'è oggi rispetto a 50 anni fa, cioè partire dal dopoguerra, arrivare ad oggi e vedere come le tante industrie che si sono, per così dire, che hanno chiuso i battenti, non so, ad esempio Piacenza, non abbiamo nel cuore del centro storico, non abbiamo un marchio DOC, voglio dire, non abbiamo Armani, non abbiamo Prada, non abbiamo nulla, ecco, questo vorrà pur dire qualcosa. Ecco, io vorrei mettere insieme un po' la perdita dei centri direzionali. La mancanza di questa classe dirigente che lei lamenta e denuncia, secondo lei è colpa della Piacenza cittadina di provincia o è proprio, diciamo, una mancanza di, fra virgolette, testa? No, io direi che i figli non sono stati in grado di raccogliere il testimone dei padri, dai padri, cioè mi spiego, alcune aziende, non faccio nomi, finché c'è stato il fondatore, tanto capiranno tutti, finché c'è stato il fondatore ad andare avanti e a portare avanti, a tirare la carretta, queste aziende sono andate avanti. Quando è mancato chi le ha fondate, non c'è stato chi è stato in grado di capire che stavano cambiando delle cose e non si poteva più continuare come secondo le tradizioni di famiglia. Questo io credo che sia l'aspetto fondamentale. E poi il mondo globale non si è capito a tempo, quindi sono arrivati i cinesi, sono arrivati gli americani, sono arrivati gli svizzeri, sono arrivati i tedeschi e di fatto oggi noi dipendiamo, per quanto concerne l'aspetto industriale ed economico, cioè non abbiamo poco, e che tengono ancora sono gli artigiani e le piccole e medie imprese che sono nonostante tutto la spina dorsale di questa nostra provincia, di questa nostra città. Secondo lei a Piacenza su cosa conviene puntare? Sul suo meraviglioso territorio, quindi il turismo e tutto quanto gli va appresso, oppure solo sull'industria e l'artigianato? Da che parte pende l'ago della bilancia secondo lei? Secondo me Piacenza ha bisogno di un rinnovamento di classe dirigente, ha bisogno di potenziare anche la propria possibilità di formazione come l'università e poi deve puntare su ciò che ha. Piacenza è una grande capitale di infrastrutture e ad esempio io non capisco perché Amazon è a Castel San Giovanni e qui abbiamo i magazzinoni dell'IKEA e non abbiamo una... Ecco, io direi che visto che sulla logistica si è fatto tanto, cioè si è costruito tanto, sono milioni di metri quadrati, ecco, io credo che una logistica più intelligente, più meno cupa e che abbia anche la capacità di attrarre attraverso la possibilità di diffondere e di vendere beni di consumo possa essere una soluzione. Ecco, nel senso, Amazon è così. Perché IKEA deve avere qui tutti i magazzini
con tutti i camion e i mezzi che vanno in tutta Europa e non abbiamo dove, ad esempio, un grande centro dove si vendano i prodotti IKEA, e lo abbiamo a Parma, lo abbiamo a Rozzano, lo abbiamo a San Giulio, abbiamo tanti. Ecco, questo manca probabilmente, manca un po' questa capacità di uscire, di spendersi e di attrarre persone. La persona oggi le attrae con le bellezze dei centri storici, con l'innovazione, ma anche con la possibilità che questi possano consumare. Tornando al suo libro, non ha paura che un centro intermodale, ben passo di capire le sue parole, che le parla del centro intermodale di Parma, non ha paura che un centro intermodale possa in qualche modo far sparire una certa quantità di frazioni? Beh, lo ha già fatto con le mose, sono morte, non le tira più su nessuno. E quindi dobbiamo rassegnarci. No, guarda, io non sono un sociologo, sono uno che ha passato la propria vita a fare il giornalista di territorio, però lì non ti salva neanche Perry Mason.